Il Pietracuta saluta il pubblico amico con una grande prestazione, rifilando 4 gol al malcapitato Gatteo, che nulla può contro gli attacchi locali che incorniciano nel migliore dei modi una stagione degna di entrare nell'album dei ricordi del club. Fratti pensa fin da subito ad aprire proprio tale album, trovando i gol che sblocca la gara. L'attaccante, se mai ce ne fosse bisogno, dimostra un feeling pazzesco con la porta avversaria, anche se Tosi si dimostra bravo assist man. Il Gatteo concede molti spazi, il Pietracuta trova subito il raddoppio. Il cross di Giovannetti viene respinto malamente da Mosconi, che spedisce la sfera tra i piedi dell'ex Nova Feltri Eugenio Sebastiani. Tiro a giro per il 2-0 e gran bella marcatura da parte del numero 7. In una domenica che si colora di grigio dato il maltempo, il Pietracuta però si guarda troppo allo specchio. Rabbi si lascia infilare così da Bertozzi, che trova sulla propria strada la Sanni. Dall'altra parte palla di Balducci. Lateralmente avviene l'inserimento di Tani, traversone al centro per Fratti, grande intervento di Arena ad evitare il tris. Alta distrazione difensiva da parte degli uomini di casa, comuniello di forza, resista Mularoni, poi va giù, si rialza, ma Balducci lo stende nuovamente. Il replay ci mostra il tocco del centrocampista di casa. Per il direttore di gara trattasi di rigore. Dagli 11 metri Comuniello ci mette sì forza, ma non precisione. Palla che sbatte sul legno alto della porta. Prima del duplice fischio, Fratti inventa per Tosi, che porta a spasso il suo marcatore per poi infilare Arena, trovando i 3-0 per il Pietracuta. Il Gatteo quantomeno ha la forza di non arrendersi, ma il tiro di Golinucci risulta centrale. Fratti accoglie in aria il pallone, ha il tempo di girarsi, ma calcia centralmente e debolmente. Ancora Sebastiani cerca di mandare in gol la punta del Pietracuta, ma questa volta l'attaccante viene murato in corner. Il Pietracuta insiste, vuole trovare la quarta marcatura, il festival del gol, vuole partecipare anche Alessio Balducci. Serie di finte, ma Arena si salva con l'aiuto del palo. Poi Diego Lasagni, il portiere del Pietracuta, imposta il gioco, lancio lungo a cercare Tomasini, che si divora i poker andando via ai propri marcatori. Dall'altra parte arriva la punizione di Comuniello, bloccato senza problemi dalla Sanni, ma il 4-0 non tarda ad arrivare. Alilà è lanciato nuovamente in profondità, va via tutta la difesa giallorosso per infilare Arena. Il Pietracuta saluta con il poker un pubblico amico, ma la Sanni del resto dimostra di essere già un allenatore in campo. Il carattere è quello di Fregnani, nonostante il sonoro 4-0, come il tecnico analizza alcune fasi del match che andavano maggiormente curate. Sicuramente potevamo fare meglio sotto l'aspetto dell'ultimo passaggio, sotto l'aspetto degli ultimi 25 metri, magari siamo riusciti poco ad essere incisivi come squadra, cercavamo più il gol del singolo, sicuramente potevamo aiutarci più in fase offensiva nel fare più gol o comunque costruire meglio l'ultima azione.